Né vecchi né giovani, ma cittadini. Così noi diciamo. Ma è sempre più chiaro che siamo in piena guerra generazionale. Figli contro padri, nonni contro nipoti, giovani disoccupati contro anziani pensionati. Si parla sempre troppo di questo conflitto involontario. È inutile spreco di risorse tentare di conciliare gli opposti, rendere compatibili i diritti di classi, di età. Noi pensiamo che sia sempre giusto, finché ci sentiamo così separati e lontani, dare la colpa agli altri. È del tutto umano, logico, lacerarci tra noi. E poi non è detto che sia importante mettere insieme generazioni a confronto in questo paese di antichi gattopardi, dove diventa allora difficile unirsi, quanto tentare di fare qualcosa insieme. Tutti constatiamo, è vero, che è impossibile per un giovane restare in Italia, che è diventato ormai un luogo comune dire che è privo di futuro chi resta. È solo una bella frase ad effetto affermare che vecchi e giovani sono abitanti di un unico destino, perché sappiamo anche che l'egoismo tra le generazioni è un fatto del tutto naturale. E non è vero che la memoria è un valore. I giovani hanno ormai capito che andare all'estero a cercare fortuna è meglio che restare nel proprio paese. Tutti ne sono convinti. Si è perso il senso del futuro. Chi vede lungo sa che non si può sperare ancora. L'Italia è ad un bivio. L'Italia è ad un bivio. Si può sperare ancora. Chi vede lungo sa che non si è perso il senso del futuro. Tutti ne sono convinti. Restare nel proprio paese è meglio che andare all'estero a cercare fortuna. I giovani hanno ormai capito che la memoria è un valore. E non è vero che l'egoismo tra le generazioni è un fatto del tutto naturale, perché sappiamo anche che vecchi e giovani sono abitanti di un unico destino. È solo una bella frase ad effetto affermare che è privo di futuro chi resta, che è diventato ormai un luogo comune dire che è impossibile per un giovane restare in Italia. Tutti constatiamo, è vero, che è difficile unirsi quanto tentare di fare qualcosa insieme in questo paese di antichi gattopardi, dove diventa allora importante mettere insieme generazioni a confronto. E poi non è detto che sia logico lacerarci tra noi. È del tutto umano dare la colpa agli altri. Finché ci sentiamo così separati e lontani, noi pensiamo che sia sempre giusto rendere compatibili i diritti di classi, di età, tentare di conciliare gli opposti. È inutile spreco di risorse questo conflitto involontario. Si parla sempre troppo di giovani disoccupati contro anziani pensionati, figli contro padri, nonni contro nipoti, in piena guerra generazionale. Ma è sempre più chiaro che siamo né vecchi né giovani, ma cittadini. Così noi diciamo.